Domenica 13 marzo, Genova Righi, è tutto pronto per la prima tappa della Ion Cup Deep Bike. Andiamo a vedere se riusciamo a scambiare due parole col presidente. È la stampa, girati che c'è la stampa. Benvenuti alle... Abbiamo qui il presidente, il patron della manifestazione, Maurizio Di Polito, presidente della DIP, che sta facendo anche mansioni di cassiere e bigliettaro. Il primo vagito di questa neonata manifestazione, aspetta a te. Maurizio, cosa hai da dire? Aspettative di questa manifestazione? Allora, abbiamo avuto 108 partecipanti, siamo comunque soddisfatti, visto le gare che c'erano in concomitanza a pochi chilometri. È vero, quindi comunque un risultato del tutto accettabile, direi, per una manifestazione del livello locale. Soprattutto perché avevamo un pro che ci ha dato l'onore, che è qui il signor presidente Federico Dondero, che ha illustrato per ben bene sì. I sentieri dando spettacolo. Vabbè, vedo che sei presente da fare, ti lascio il tuo lavoro di secondo lavoro di bigliettaio. Ci vediamo la prossima tappa 3 aprile a Sesti Ponente, sicuramente Squirt. Perfetto, Squirt per tutti. E cominciamo subito con uno dei protagonisti di questa Ion Cup, chiaramente parlo dei Santi Bike. Abbiamo qua il maestro Timossi, segno tangibile che l'esperienza non si compra nei negozi ma si guadagna sul campo. Maestro, tu che gareggi nella categoria over 50, ma hai sicuramente ancora tanto da dire e tanto da dimostrare. Beh dai, oggi speriamo di dare il massimo. Ieri siamo venuti in mattinata a testare le tracce, mi sembra tutto molto molto veloce, i mezzi sono preparati a dovere e oggi bocca al lupo a tutti. Un altro caposaldo dei Santi Bikers, Francuzzo. Tuo motto è chi va piano va sano ma lontano, però anche oggi tu devi dare il massimo per questa Ion Cup. Oggi sì, oggi cerchiamo di dare tanto, tanto, tanto. Anche perché oggi gareggi in casa, Francuzzo, sì. Questi sentieri li conosci a menadito, diciamo. Oggi sì, ieri abbiamo fatto le prove, hanno fatto un bel lavoro, ieri anche sono andato anche bene. Dai, vediamo oggi di dare il massimo. Gas aperto anche per dai, te. Dai, a bombazza. Massimo Mangione, non è uno dei grandi protagonisti, però oggi Massimo devi scrollarti di dosso questa nomea di cross countrista che hai addosso e darci dentro anche in discesa, non solo in salita, perché Massimo è il nostro scalatore, però deve dare il massimo anche in discesa oggi. Vedremo, ieri mi sono preparato bene, sono stato in Corsa Italia a passeggiare. Ecco, in Corsa Italia è una bella preparazione, in Corsa Italia. Ho fatto un po' nervi, un po' Corsa Italia. Benissimo, quindi sei preparato. Benissimo, penso quindi gas un pochino chiuso per te oggi. Sì, sì. Arca miseria, in gubo calupo. Cerchiamo di aprirlo, dai. Allora, in mezzo ai tutti i Santi Biker salta fuori un novizio, che però si sta adoperando con molta solerzia per diventare un Santo Biker. Abbiamo Luca, che oggi devi scrollarti di dosso questa nomea di Fermone, perché purtroppo Luca è stato dato l'appellativo di Fermone, ma oggi no, oggi non sarai un Fermone, sarai uno dei protagonisti. Ma diciamo che uscendo con voi soprattutto sto imparando cose nuove, quindi soprattutto con Federico, il mio nuovo maestro, cercheremo di essere all'altezza e speriamo bene. Resistenza fisica, speriamo, mi raccomando. Speriamo di non cadere innanzitutto, perché quella è la che prima cosa. Che ti sento dire spesso e volentieri, sono scoppiato, sono già scoppiato. Ecco, già scoppiato. Non dirà nessuno però, Gas aperta anche per te, bocca al lupo. Ciao ragazzi. Maestro Timossi al cancelletto di partenza. Un minuto alla partenza. Non ci sono cazzi, non si può più tornare indietro. Il direttore più di gara. Abbiamo Luca al Fermone. Deconcentriamo il maestro. 30 secondi alla partenza. Il primo santo. Ragazzi, ormai non ci si può più tirare indietro. 10 secondi. Partito, via il maestro! Ok, 50 secondi, tocca a me. Ecco Luca! Bravo. Vai Luca! Giù bene, dai! Giù bene? Sì, ah, sì, vai! Ah, sì. Lua, sei ve lo carico? Come è andata? Bene, è facilissimo. D'accordo. Eccolo Frank! Dai Franco! Ti freni!
vai. Grandi Santi, Santi Bikers Forever. Vai maestro. 10 secondi alla partenza della PS2, il bruco. Si gioca tutto in questa PS. Caro Luca. 4, mi sono piantato. Ecco Luca. Guarda come pennella le curve. Dai Luca, no! Mi hai perso secondi preziosi dalle pietre. Hai visto via? Porca miseria. Ecco Massimo. Eccolo. Dai Frank, mola sti cazzo di freni. Vai Frank, pedala! Dai. Ale! Un pelo, Senti Vikings, Ale. Maestro, fine giornata, fine corsa, com'è andata? Dai, è andata abbastanza bene, ho fatto qualche errore di troppo, però il ritmo era buono, quindi speriamo in un risultato positivo. Vediamo. Dove hai dato di più, nella prima o nella seconda? Nella seconda sono riuscito a tenere delle linee più dritte, quindi la bici scorreva molto bene. Peccato in fondo che ho sbagliato due cambiate, ma va bene così. Porca miseria, il risultato comunque è assicurato. Sì, speriamo di sì. Francuzzo, fine giornata anche per guarda, te. Alla grande sia la prima che la seconda, guarda. In tutte e due. Non mi ha superato nessun carico, guarda, sto vibrando. Ora c'ho una fame che sto morendo. Benissimo, allora andiamo a mangiare e poi aspettiamo i risultati. A bomba. Massimo, sei riuscito a scrollarti di dosso questa nomea da cross countryista? Hai mollato i freni anche in discesa? Ho mollato i freni in discesa, devo dire che è andata bene. Siamo andati forti. Hai fatto meglio nella prima o nella seconda? Più nella seconda ho tirato. Più nella seconda. Bene, anche perché comunque spesso. Si gioca in casa, si conosce anche meglio. Beh, sì. Arriviamo, scusate, al fermone. Ti sei tolto di dosso la nomea di Fermone. Di Fermone, allora già tanto che sono arrivato giù intero, quindi. E quindi già, cosa primo obiettivo raggiunto. Quasi sicuro, ho fatto un buon tempo. Speriamo. E niente, dai, andiamo avanti così e speriamo. Meglio nella prima o meglio nella seconda? Ma forse la prima, sono andato un po' più veloce, la seconda era un po' stanchino. Quanto ho visto un po' in crisi quel piccolo errorino. Ho scivolato un po' alla fine, però mi sono ripreso. Vabbè, aspettiamo i risultati anche per te. Alla grande.